Il 31 ottobre a Sermoneta i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del luogo per il reato di incendio boschivo colposo. L'uomo, non curandosi del totale spegnimento di alcune sterpaglie a cui aveva dato fuoco nel proprio terreno, provocava il rogo di circa un ettaro di vegetazione boschiva. È stata davvero un successo la serata conclusiva della manifestazione Versi in Libertà, il premio nazionale di poesia, giunto quest'anno alla terza edizione, tenutosi lo scorso sabato sera nella sala conferenze del Museo della Terra Pontina, in piazza del Quadrato a Latina. Sul podio, quattro elaborati per ogni sezione, i primi tre e un premio giuria assegnato in via straordinaria ad una poesia meritevole. La cerimonia è stata condotta da Paola Cacciotti e ha visto sul podio per la sezione Invernacolo, al primo posto, Lengue Cesche di Luciano Baccari, al secondo posto, a Parimo di Maria Pia Pelleschi e al terzo posto Alessandro Carducci. Il premio giuria per questa sessione se lo ha aggiudicato Francesca Ulisse con Le Signore. Per la poesia in lingua italiana il primo classificato è stato Ennio Orgiti con Testimone la Luna, secondo classificato Aldo Tei con Il Condottiero Scalzo e terzo classificato con Declino d'Estate la poetessa Maria Emilia Mari. Il premio giuria per la lingua italiana è andato a Gigliola Gambetta con Non è vero. Sarà ripetuto anche nell'anno scolastico 2016-2017 l'esperimento nell'alternanza scuola-lavoro, che costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. La Giunta Comunale Setina ha quindi deciso di approvare la convenzione per il progetto con l'Istituto Superiore ed ha dato mandato al dirigente del settore scuola della sottoscrizione della convenzione. La Top Volley interrompe il digiuno e si aggiudica la settima giornata della Superlega Unipolsai. Supera l'ex Privia Molfetta in quattro set ben giocati e pieni di agonismo. Una vittoria a scacciacrisi per il Latina, guidato da Marco Franchi, all'esordio su una panchina di Superlega. Latina chiude con il 62% in attacco, 78% nel terzo set. Delle guerre, meglio festeggiarne la fine, non l'inizio. Sabato 5 novembre, alle 21, il Centro Socioculturale Il Ponte di Giulianello, con il patrocinio del Comune di Cori, ospita un'altra tappa del calendario civile, l'iniziativa organizzata dal Circolo Gianni Bosio, in collaborazione di Donzelli Editore. Maledetti studenti italiani che la guerra l'avete voluta, è uno spettacolo concerto, costruito negli anni del centenario della Prima Guerra Mondiale, a partire dalle storie e dalle canzoni di chi quella guerra l'ha subita ed è stato costretto a combatterla. Le canzoni sono presentate da una delle voci più grandi della nostra musica popolare, Sara Modigliani, insieme al gruppo Albero della Libertà, e si intrecciano con la lettura del cantastorie Mauro Geraci, tratta da Terra Matta, lo straordinario libro di memorie di Vincenzo Rabito. È davvero il caso che la diatriba, finora squisitamente politica e tutto sommato corretta, tra l'amministrazione comunale guidata da Domenico Guidi e Giuseppe Fonisto, esponente di Grande Bassiano ed oppositore del primo cittadino, finisca sui tavoli di un tribunale? È quanto ci si chiede alla vigilia dell'udienza, fissata per il 7 novembre, nella quale il comune dovrà difendersi dalla querela di Fonisto, che a sua volta aveva rischiato di essere querelato dalla giunta per alcune affermazioni rilasciate a mezzo stampa. Nessuno parla, ma incrociando le dichiarazioni ufficiali raccolte, sembra che entrambi i contendenti vogliano evitarlo e restare nell'ambito del confronto politico. La situazione potrebbe concludersi in una bolla di sapone, ma potrebbe anche avere importanti e preoccupanti strascichi. Basterebbe parlarne e confrontarsi, ma le parti in causa, vuoi per orgoglio o per la convinzione reciproca che la ragione sia dalla loro parte, difficilmente lo faranno e quindi spetterà ad un giudice decidere le sorti della vicenda.
Immaginare gli effetti della direttiva Bolkestein su ambulanti, edicole e commercio su aree pubbliche in generale. Questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Sermoneta, che sta lavorando in vista, nei prossimi mesi, dell'entrata in vigore della direttiva imposta dall'Europa per il commercio su aree pubbliche. Il nostro obiettivo è quello di tutelare il più possibile le nostre imprese, spiega l'assessore alle attività produttive Antonio Di Lenola. Nel frattempo, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato un ordine del giorno per istituire un ufficio di scopo per affiancare amministrazioni comunali, associazioni e imprese nell'attuazione della direttiva Bolkestein, chiedendo nel contempo una proroga tecnica per quei comuni che alle scadenze delle concessioni abbiano avviato, ma non concluso, le procedure di selezione. Le istituzioni superiori devono aiutare i comuni ad affrontare questo delicato momento, conclude Di Lenola. Arrivano buone notizie dal tennis nostrano ed esattamente dal tennista cresciuto presso il circolo tennis Gaeta, Lorenzo Rubino. Lo scorso sabato 29 ottobre, dopo una finale entusiasmante, si è aggiudicato il secondo trofeo Pro Alio Onlus, disputato presso lo storico tennis club dell'Appio Claudio in Roma, dotato di un montepremi di 400 euro. Il torneo, destinato ai quarti e terzo categoria, ha avuto ai nastri di partenza 88 atleti. Il tennista gaetano, attualmente classificato 3.3, durante la settimana del torneo non ha lasciato scampo ai suoi avversari, battendoli in tutti in due set. Grande soddisfazione nel momento della premiazione, dove, sotto le mura dello spettacolare acquedotto romano del parco dell'Appio Claudio, si è festeggiato un importante risultato personale e di tutto il circolo tennis Gaeta. Ora per il tennista gaetano prosegue la scalata alla classifica FIT, che già a fine anno potrebbe portarlo vicino ai giocatori di vertice della terza categoria. Incendio in pieno centro ad Aprilia. Ieri mattina, intorno alle 6, i vigili del fuoco del distaccamento di Viale Europa sono stati chiamati ad intervenire per domare un incendio all'interno della paninoteca Tostamore di Via dei Lauri, aperta da solo due settimane. Le fiamme hanno interessato il bancone e la cassa e i vigili del fuoco della squadra 7A ha dovuto procedere all'evacuazione di alcune famiglie presenti ai piani superiori. Passa il turno il calcio Sezze, che dopo l'1-1 dell'andata riesce ad imporsi 2-0 contro il Vodice. Al 16esimo Manni stende Lucarini in piena area e il direttore di gara decreta il rigore che Matteo batte e segna. Ma incredibilmente il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente Peluso, annulla ammonendo Matteo e riprendendo il gioco con una punizione per il Vodice. Secondo il direttore di gara, l'attaccante del Sezze avrebbe interrotto la rincorsa. Da qui la decisione di ammonirlo e di assegnare il calcio di punizione agli ospiti. La decisione della giacchetta nera fa tremare le gambe al Sezze, che tra il 27esimo e il 30esimo rischia due volte di finire sotto, con l'ex Ficaccio che viene chiuso tempestivamente da Stefanini e con Alla che colpisce il palo. Nella ripresa i rossoblù entrano in campo con il piglio giusto e il rosso a Della Nora spiana le porte al successo. La gara si blocca al 15esimo grazie a Reali, che lanciato da Damiani sul filo del fuorigioco si invola e batte Palmacci in uscita. Con il Vodice all'arrembaggio, alla ricerca del pari, al 21esimo arriva il bis di Reali, che riceve da Matteo scappato sulla fascia sinistra e batte ancora Palmacci. Termina 2-0 per i rossoblù, che adesso accedono ai 16esimi di finale e domenica tornano in campo tra le mura amiche ospitando il San Michele e Donato.